di sé e vergognatevi, vi fate schifo. Ma vai a denunciare quello che vuoi. Sono inadeguati questi atti, sono atti terroristici, non vuoi capire voi? Avete paura! Ma di che cosa? Avete paura! Avete paura! Avete paura! Vergognatevi! Siete una sinistra! Ma vai a dormire, vai! Vergognati! Vergognati! Ha letto un comunicato dove lo condannavi, allora state dentro e la votate! Invece abbandonate l'aula, questo fate! Bravo, complimenti, ottimo, bel lavoro. Per prendere voti così. Non è il vostro il lavoro, questi sono i rappresentanti. Vedrai che ti fanno, ti premiano, ti mandano a stare nella manifestazione. Questo dimostra. Ti fanno vincere, sali di grado. Infatti, più voti, per ancora più voti, complimenti. Studia l'italiano almeno. Vabbè. Classico compiuto ai danni della casa editrice libreria Richter SS di via Maiocchi 28 Milano. Esprime incondizionata solidarietà a Marco Battarra, titolare della, della Richter SAS, per l'attentato subito. Auspica che le indagini in corso portino presto all'identificazione dei responsabili di questo attentato. Chiede al sindaco, alla giunta municipale e al consiglio comunale di condannare con risolutezza l'accaduto. La mozione è stata e sarà, se viene approvata, inviata non solo al sindaco, alla giunta e al consiglio, ma anche al prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca e al questore di Milano Luigi Savina. Alcuni stanno cercando di aumentare un clima d'odio. L'anno scorso ha visto addirittura distrutta la teca di Sergio Ramelli ed è oltremodo scandaloso che il presidente Renato Sacristani di questo consiglio di zona, un presidente istituzionale, e tutta l'estrema sinistra di questo consiglio si siano alzati e se ne siano andati senza volontariamente, senza aderire e firmare questa mozione che è condivisa, come ho detto in partenza, da tutta l'opposizione e dal Partito Democratico. Dichiara perché stai abbandonando l'aula, dichiaralo perché hai abbandonato l'aula e non voti, e non voti questa mozione. Per protesta, per protesta i vostri modi. Siete dei maleducati. Siete dei maleducati. Qual è la protesta? Qual è la protesta? Allora, mi vuoi dire qual è la protesta? Qual è la protesta? Cercando di intimorirci. Ma qual è la protesta? No, è il vostro atteggiamento questo. La vostra è una mozione strumentale. Strumentale. Cioè, brucia non è una libreria, è strumentale, vero? Bravi. Bravi, con che cosa? Con parole, con parole, vieni a votare dentro, vieni a votare dentro. Lo fate voi, il fascismo lo fate voi. Un presidente di zona che abbandona l'aula, pagato 2.500 euro al mese, pagato, abbandona l'aula. Va a fare la ginnastica invece di stare in aula, a fare la merenda. Vergogna, questa è la sinistra italiana. Al consiglio di zona 3 un po' di baraonda sulla presentazione di una mozione da parte del centrodestra unitamente al Partito Democratico. Esatto. Di che cosa si tratta? Una mozione urgente in solidarietà dell'atto di aggressione alla casa editrice Richter, che è una casa editrice specializzata in storia militare, storia del fascismo, armi e via dicendo. Abbiamo abbandonato l'aula perché la riteniamo una mozione strumentale, non a caso fatta il 30 aprile, quindi a ridosso del 29 aprile, giorno in cui come tutti gli anni viene ricordato Sergio Ramelli, in modo revisionistico, per riscrivere la storia, per equiparare i partigiani ai fascisti. Giustificare le parate, i cortei, i presidi nazifascisti che vengono fatti in onore del fascismo, quasi come fosse un contraltare al 25 aprile. Cosa ne pensate del fatto che il Partito Democratico avvalli operazioni, come dire, di revisionismo, di equiparazione della Repubblica di Salò con quella dei partigiani?
Ovviamente speriamo che questo sia stato un caso, se vogliamo, un po' isolato, probabilmente mosso da un getto di comunque solidarietà che comunque anche noi abbiamo già espresso tramite il comunicato che abbiamo fatto. Dopodiché vogliamo credere che comunque lo spirito partigiano del PD sia ancora presente.